Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Carlo Castellani di Empoli, da dove vi parlano Giuseppe Bisantis e Sara Meini, grazie all'assistenza tecnica di Andrea Taddeucci. Terzo anticipo della settima giornata di andata del campionato di Serie A e finora prevale il segno 2. Ieri alle 18 vittoria del Chievo all'Adriatico sulla Pescara 2-0 e poi in serata netto successo esterno della Lazio al Friuli di Udine per 3-0. Insomma, il segno 2 potrebbe farla da padrone anche in questo terzo anticipo, visto che il pronostico è tutto dalle parti della Juventus, prima in classifica con 15 punti, reduce da una grande prestazione in Champions League, una passeggiata in casa della Dinamo Zagabria con vittoria per 4-0. L'Empoli è penultimo, 4 punti, 2 soli gol segnati, tra l'altro in una sola partita, quella contro il Crotone, ultimo in classifica. Il bello del calcio è però che niente è scontato, tra l'altro l'Empoli ha mantenuto gran parte dei giocatori che l'anno scorso hanno disputato un ottimo campionato, probabilmente è stato rivoluzionato il centrocampo e quindi cercherà di dire la sua, anche se lo ripetiamo ancora, i favori del pronostico sono tutti per i bianconeri che, tra l'altro, come spesso accade quando si gioca in provincia, si può dire che giocano quasi in casa, diciamo che lo stadio è diviso metà e metà, tutta la curva alla nostra destra è bianconera, tantissimi tifosi juventini qui nella tribuna da dove vi parliamo, solo la gradinata di fronte a noi è il feudo dei tifosi dell'Empoli. Diciamo che i 15-16 mila spettatori presenti questa sera alla Castellani possono essere in qualche modo divisi equamente tra Empoli e Juventus. Lo stop di Alexandro, il brasiliano, alza la testa, vanno a contrastarlo in due, lato corto e l'area di rigore, va poi all'indietro per il controllo dalla retrovia ancora di Khedira, posizione regolare, traversa, si erano fermati tutti, clamorosa traversa della Juventus da parte di Khedira, che va a stoppare con il petto, a girare, la posizione probabilmente era di fuorigioco. C'è stata anche una deviazione perché dopo la traversa c'è stato un giocatore dell'Empoli che ha liberato, grandissima occasione per Khedira, attenzione perché Cuadrado finta il cross, poi non sappiamo se avesse voluto farlo, tira Skorupski che si era portato per recuperare il cross, va a recuperare la posizione, si tuffa e mette in calcio d'angolo, occasione per la Juventus su questo tiro. Adesso la Juventus può ripartire e qui l'Empoli non è andato subito a ripiegare. Quadrado va a servire per Dybala, limite dell'area, la conclusione centrale, la parata in due tempi da parte di Skorupski. Adesso è Pjanic che lancia per Cuadrado, questa volta è splendido, Cuadrado è solo davanti a Skorupski, destro, tiro, parata di Skorupski che si è divorato Cuadrado. Il lancio di Pjanic era stato, diciamo, alla Totti, da una tre quarti all'altra. Cuadrado era in una posizione regolarissima, è entrato in area di rigore, ha forse lasciato rimbalzare troppo il pallone e qui bravo Skorupski a non fare l'uscita scriteriata, a cercare di falciare il giocatore, si è fermato, probabilmente ha capito che gli aveva chiuso lo specchio della porta, e sul tiro di Cuadrado reazione da parte di Skorupski che con un colpo di reni è riuscito a respingere, occasionissima per la Juventus. Zambelli, c'è Krunic lì vicino, Zambelli si ferma, preferisce servire Teglio, buona l'idea, Teglio sta per entrare in area di rigore, ancora per Krunic entra adesso, va a partire il tiro e Buffon l'alza sopra la traversa. Hernanes per Khedira di prima per Dybala, attenzione Dybala sinistro, cerca di far filtrare il pallone per Higuain, si chiude la difesa dell'Empoli, recupera ancora Dybala, il tocco a sinistra per Alexandro, il velo di Pjanic per Hernanes, finte sul posto, tipica giocata dell'ex Lazio e Inter, palla poi sulla sinistra per Alexandro, il tocco è all'indietro per Pjanic, il pallone ancora di prima, la giocata Dybala va a calciare, tiro contratto, subentra Higuain, il tiro a girare, salvataggio sulla linea da parte del giocatore dell'Empoli, Cuadrado al volo, palla sulla fondo, azione insistita della Juventus, un filtrante per Dybala che poi è costretto a decentrarsi, va a recuperare palla Higuain che sull'uscita di Skorupski con un pallonetto la rimette al centro, il salvataggio mi è sembrato di Čosić e poi Cuadrado ha provato il tiro al volo per riscattarsi e ha mandato il pallone di poco alto sopra la traversa. Azione prolungata e azione importante per la Juventus, ma si resta sullo 0-0. Khedira che vede libero a sinistra e lo serve ancora per la Juve, il tiro di Higuain rimpallato, l'aveva visto molto bene Khedira. Calcio di punizione per la Juventus, la va a battere Paolo Dybala dalla sinistra, incoccia nella schiena di giocatore dell'Empoli, palla che si impenna, mischia in aria, non riesce l'Empoli ad allontanarlo, va
batti e ribatti, poi ancora Juventus, palla che arriva nella zona di Higuain che calcia sul portiere Scolupsi che salva, davvero un pallone che sembrava non volerne sapere di uscire, è terminato dai piedi di Higuain, lui ovviamente c'ha la calamita sui palloni in area di rigore, lo ha bloccato e ancora una volta Scolupsi ha chiuso lo specchio della porta angolo. Riparte però a tutta velocità la Juventus. Eh sì, vuole stringere i tempi perché il cronometro può diventare un nemico, palla ancora in aria, questa volta il gol e c'è per la Juventus con Dybala che si sblocca anche in campionato, il tocco di Alessandro, Dybala con il destro si porta il pallone avanti sul sinistro, tiro sotto la traversa e stavolta il bravo Scorucci non ha potuto fare niente. Abbiamo detto per la Juve bisogna stringere i tempi, 19esimo, è arrivato il vantaggio, Empoli 0 Juventus 1, Dybala. E si vedeva che la Juventus stava aumentando il ritmo delle azioni soprattutto di attacco, la difesa dell'Empoli si è perso al centro dell'area di rigore e Dybala che non ha potuto fare altro che far gol. E beh, il gol di Dybala tecnicamente si è portato avanti il pallone col destro, ha calciato con il sinistro, questa volta era imprendibile perché il tiro era una saetta da posizione anche abbastanza ravvicinata sotto la traversa e tanto la Juventus adesso come detto può dilagare con Higuain che la mette dentro, 2-0, quasi un rigore in movimento, sì, aveva un giocatore davanti, ha caricato il sinistro, io immagino che i tifosi dell'Empoli in quel momento hanno cominciato a tremare, il tiro angolatissimo e per Scorupsi niente da fare, come parare una rigore. Dybala e Higuain, tutto questo nel giro di 3 minuti, voilà, la Juventus è la grande squadra, 2-0. Beh, avevamo la sensazione che se la Juventus fosse riuscita a sbloccarsi dopo non avrebbe avuto più problemi e così è stato, certo è bellissimo il gol di Higuain, bello il tiro di potenza di sinistro, anche in questo caso per il povero Scolupsi non c'è stato niente da fare, però comunque il portiere dell'Empoli ha giocato benissimo nei primi 65 minuti, ha fatto delle parate importanti e merita ben oltre la sufficienza. Beh guarda, quando io ho visto Higuain caricare quel sinistro in corsa mi sono messo nei panni di un tifoso dell'Empoli, ho detto addio, è finita, non la prendi e infatti è stata una fucilata angolatissima alla destra e qui Scolupsi ovviamente i miracoli non ne può fare, due grandi parate le ha fatte, qui non poteva fare niente. Abbiamo intravisto dalla nostra postazione un'espressione molto abbattuta di Martuscello, probabilmente il fatto stesso di essere arrivato, come abbiamo notato il gol di Bale è arrivato al 65 minuti e quindi dicevamo un gesto come a dire c'era andata bene per 65 minuti, il cronometro in questi casi diventa amico di chi deve difendere e non di chi deve attaccare, non quando questa squadra è la Juventus che poi trova il gol e allora va in discesa come ancora adesso, Higuain lanciato, deve fare la diagonale Zambelli ed andare a chiudere, sbaglia Higuain solo, 3-0 Higuain 24esimo, ma questo è un gentile omaggio di Marco Zambelli che con la diagonale era andato a chiudere, poi ha lasciato il pallone lì, quando c'è di fronte Higuain non lo devi fare mai, ma non lo devi fare neanche con nessun altro e Higuain scarta Scorupsi e segna lo 0-3 in 5 minuti, 3 gol per la Juventus, quello che non era successo in 65 è successo in 5 e a questo punto vista la situazione psicologica dell'Empoli c'è il rischio davvero della slavina ai danni della formazione azzurra. Beh guarda, tu hai detto non si deve fare questo errore di fronte ad Higuain, ma non sono sicura mai. No, che anche se l'avesse data a te così bene Zambelli saresti riuscito a mettere quantomeno in difficoltà Skorupski. Anche certo, perché avrei rinunciato essendo un po' appesantito, ho detto vabbè l'hai presa e invece qua gliela ha lasciata lì. Bravo Higuain a seguire fino alla fine, tra l'altro non aveva di fronte un ragazzino ma Marco Zambelli che c'ha 31 anni. No, ed era stato bravissimo perché in velocità addirittura Zambelli era andato più forte di Higuain e ha sbagliato il passaggio per Skorupski, probabilmente la stanchezza. E beh, il povero Skorupski che era stato forse il migliore in campo, raccogliere 3 palloni a un certo punto magari avrà pensato magari perderemo, ma non così. 3-0 per la Juve, 1 Dybala, 2 Higuain e quindi davvero puoi concedere pochissimo alla Juventus quando però metti e lasci i palloni lì, a quel punto non diciamo è giusto perché non sarebbe corretto per l'Empoli, però a questo punto i valori vengono fuori. E ancora la Juventus che con 2 passaggi arriva in porta, ancora con Lemina è qua egoista, non serve il pallone a Piazza che poteva fare un piccolo record, ossia
toccare il primo pallone e metterlo in porta. In pratica Piazza tutto solo, Lemina vuole segnare lui e scarica sul primo palo. Scorupsi conferma la sua buona giornata e mette in corner, ma qui la Juve dilapida. Lo 0-4, c'era Piazza tutto solo, bastava toccare, si sarebbe sbloccato anche lui. Adesso Piazza tocca il primo pallone mettendo fuori giri Bellucci, entra in aria Piazza ancora all'indietro e qui salva ancora una volta Ćosić con un intervento in spaccata, un pallone che stava terminando dalle parti di Higuain. La Juventus che ha trovato il gol, letteralmente sta dilagando. Sturaro, ancora la conclusione di Piazza e la parata di Scorupsi. Diciamo che nonostante il 3-0, Scorupsi forse un bel 7 in pagella se lo prende, perché sui tre gol non poteva fare niente, ne ha evitati almeno altri tre. Il triplice fischio dell'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni, applausi per tutti, ma la Juventus che dilaga. Empoli 0 Juventus 3, mentre c'è un contrasto adesso che rovina un po' questo finale, con Cuadrado che non dà la mano a un giocatore dell'Empoli e José giù Mauri. José Mauri forse qualche cosa di campo, però adesso i giocatori cercano di porre pace. Allora Empoli 0 Juventus 3, il commento è di Sara Mini. Sì, la Juventus ha dato la sensazione fin dal primo minuto di non riuscire a sbloccarsi, ma che nel momento in cui si sarebbe sbloccata poi avrebbe dilagato, e così è stato. È stato molto bravo Dybala ad andare a segno nel secondo tempo, sono seguiti altri due gol di Higuain, il terzo in particolare concesso da un errore davvero di superficialità di Zambelli. La Juventus ha vinto meritatamente però qua al Castellani. Allora solo il tabellino prima di salutarvi. Nel terzo anticipo della settima giornata di andata del campionato di Serie A, allo stadio Carlo Castellani di Empoli, la Juventus ha battuto l'Empoli per 3-0, tutti nel secondo tempo i gol: Dybala al 19esimo, Higuain al 22esimo e ancora Higuain al 24esimo. Con questi tre punti la Juventus allunga la comando e si porta a quota 18 in attesa delle partite del pomeriggio, ma non può essere raggiunta neanche dalla Napoli che è a 14, neanche se i partenopei vincessero con l'Atalanta. L'Empoli rimane a 4 punti e adesso trema un po' nel seguire la partita tra Cagliari e Crotone. Una vittoria dei calabresi aggancerebbe l'Empoli all'ultimo posto. Adesso i giocatori della Juventus vanno a salutare i tantissimi tifosi bianconeri arrivati qui a Empoli, ricambiano l'applauso, finisce 3-0. Io ringrazio Sara Meini per i suoi interventi, Andrea Taddeucci per l'assistenza tecnica, tutti voi che ci avete seguito. L'invito però è di rimanere sulle onde di Radio 1. Giuseppe Di Santis dallo stadio Carlo Castellani di Empoli ricorda il risultato finale: Empoli 0 Juventus 3, e vi auguro un buon proseguimento di domenica.